13 milioni di euro dal Ministero della Sanità per riorganizzare l'ospedale di Careggi. Con questi fondi è stato istituito il Covid Center nella fase più delicata dell'emergenza sanitaria, struttura che ha saputo fronteggiare l'alto numero di ricoveri. Sono stati già realizzati 32 nuovi posti per terapia intensiva, altri 18 verranno realizzati nei prossimi mesi. Sono stati separati i percorsi dentro la struttura del pronto soccorso, queste sono opere già realizzate da tempo, è stato acquistato un nuovo mezzo di soccorso, per cui diciamo, i componenti della struttura commissariale hanno potuto apprezzare ciò che è stato già fatto a Careggi e ciò che sarà fatto nelle prossime settimane in perfetta coerenza con la tabella di marcia che c'era stata assegnata. Il coronavirus ha cambiato l'organizzazione del pronto soccorso al fine di non trascurare le necessità dei pazienti con altre patologie. Da questi fondi sono stati inoltre attivati nuovi posti letto di terapia intensiva e subintensiva, altri lo saranno a breve. Ma noi dovremo farlo diciamo almeno entro un anno, ecco, dovremo cercare in qualche modo di arrivare a compimento anche di questi ulteriori 18 posti di terapia intensiva, diciamo, e utilizzare tutte le risorse che ci mettono a disposizione a Careggi e nelle altre realtà della Toscana.